Ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Romani 5:3. Aspetta il Signore. Gloriarsi nelle afflizioni è alquanto difficile. L'afflizione mette a dura prova sia l'afflitto che quanti gli stanno intorno. Tuttavia, essa può risultare molto benefica. Tantissima gente si è avvicinata al Signore attraverso un'afflizione e molti altri hanno scoperto il meraviglioso amore di Gesù nella prova. L'afflizione rende deboli, vulnerabili, bisognosi di aiuto. Quando nessun altro può fare qualcosa per te, ti ricordi di quel Gesù di cui ti hanno parlato, in grado di capirti, di consolarti e di aiutarti. Il Signore è sempre pronto ad andare incontro a quanti lo invocano. Egli aspetta che il tuo cuore si apra a Lui. C'è scritto che per ogni uomo che si converte, in cielo si fa gran festa. Gesù è morto anche per te, perché vuole che tu non perisca, ma abbia vita eterna. L'afflizione per prima cosa produce pazienza. Si impara ad aspettare. La pazienza è una gran bella virtù, ma posseduta da pochi. Sei nell'afflizione? Aspetta con fede il Signore.